Ciao a tutti e benvenuti a un nuovissimo video della Matullis Production. Chiedo scusa se non mi vedete nel mio solito studio, ma sono a trovare la mia ragazza che oggi mi aiuterà per l'appunto in questa nuovissima recensione. L'anime che ho voluto portare oggi è Code Geass, ma non fermiamoci in baggianate e parte subito la sigla del Crazy Otaku e della Matullis Production. Bene ragazzi, ed ecco a voi la trama. Non sarò io a raccontarla, ma sarà la mia ragazza. Quindi, buona visione! Scherzetto! Allora, vi avviso fin da subito che la trama in poi conterrà degli spoiler. Quindi, se avete visto la serie, continuate a vederla. Se non avete ancora visto la serie, guardatela e poi ritornate a questo video. Bene, detto questo, buona visione con la trama. 10 agosto 2010. Il Sacro Impero di Britannia dichiara guerra al Giappone, l'arcipelago neutrale dell'estremo oriente contro il regno più potente del mondo, Britannia. Tra i due paesi si era aperta una profonda crisi diplomatica, a causa delle risorse sottosuolo del Giappone. Nella battaglia decisiva sulla terraferma, l'esercito di Britannia introduce per la prima volta gli armamenti umanoidi denominati Nightmare Frame. La loro potenza si rivela di gran lunga superiore alle aspettative e tutte le linee difensive del suolo giapponese vengono sbaragliate. Il Giappone viene annesso all'impero e perde la libertà, i diritti e il suo stesso nome. Area 11. Questa è la nuova denominazione del paese sconfitto. Dopo questa introduzione ci viene introdotto il protagonista della serie, Lelouch Lampe-Rouge, come tutti lo conoscono, nell'Area 11. Il vero nome di Lelouch è in realtà Lelouch di Britannia, il 17° principe in ordine di successione al trono. 7 anni prima, un gruppo di sicari, fatti scambiare per terroristi, uccise la madre Marianne. In seguito a questo, la sorella di Lelouch, Nanali, divenne cieca e perse l'uso delle gambe. Davanti all'insensibilità del padre, Charles Z. Britannia, il giovane Lelouch rinunciò al suo titolo di principe e l'imperatore decise di sfruttarlo come merce diplomatica, mandandolo come ostaggio in Giappone. Lì, Lelouch e Nanali vissero momenti di felicità con il loro amico Suzaku, figlio del primo ministro giapponese, del quale erano ospiti. Costretto però a fuggire in seguito all'occupazione del Giappone da parte di Britannia, il giovane Lelouch medita vendetta contro la patria. Egli ha infatti due desideri, vendicare la morte della madre e costruire un mondo dove lui e la sorellina possano vivere felici. Durante l'ultima grande battaglia che costa la libertà al Giappone, fa una promessa a Suzaku, prima di andarsene e di non saperne più nulla. 7 anni dopo quegli eventi, a Tokyo, il giovane britanno Lelouch Lampe-Rouge rivede l'amico d'infanzia Suzaku Kururugi, che ha ottenuto la cittadinanza britannica e si è arruolato nell'esercito. In una situazione drammatica, in cui i giapponesi del ghetto di Shinjuku vengono sterminati per ordine del principe britanno Clovis, Lelouch, scambiato per un terrorista nipponico e in procinto di essere giustiziato, riceve da una ragazza misteriosa di nome Sichu il Geass, il potere dei re, che lo rende capace di sottometterla alla volontà altrui e di controllare le persone con il solo contatto visivo. Sichu instaura con Lelouch un solido rapporto di complicità, tanto da sembrare quasi la sua donna, e ricambiata nei sentimenti resterà al suo fianco fino alla fine. Grazie al Geass, Lelouch si muove dunque alla distruzione di Britannia, marciando sulla disperazione dei giapponesi, privi di ogni libertà, e creandosi un'identità fittizia, Zero, paladino della giustizia, colui che ricostruirà il mondo, appunto, da zero. Nella prima stagione fonda l'Ordine dei Cavalieri Neri, che, contrario ai principi e all'ideologia del Sacro Impero di Britannia, protegge i più deboli. Così avrà inizio una serie di eventi che porteranno il ragazzo a realizzare il suo obiettivo. Mentre Zero desidera distruggere Britannia, versando tutto il sangue necessario, Suzaku intende invece cambiare Britannia dall'interno, difendendo ad oltranza la vita umana, convinto che una vittoria ottenuta con mezzi sbagliati non abbia alcun valore. I due amici si ritrovano quindi a combattere l'uno contro l'altro. Suzaku fa carriera all'interno dell'impero e viene addirittura scelto come cavaliere personale della principessa Eufemia, con cui inizia una relazione.
Lelouch riesce invece a istituire gli Stati Uniti del Giappone e guida i giapponesi contro Britannia, dando inizio alla Black Rebellion, che però si conclude con un quasi nulla di fatto. Qui parte la seconda stagione, chiamata R2. È ambientata 2 anni dopo la rivoluzione. A causa dell'imperatore, Lelouch ha perso la memoria, dimenticando di essere un principe e dimenticando di essere Zero, soprattutto, e diventando quindi nient'altro che un semplice studente dell'Istituto Ashford. Nana gli è scomparsa e nessuna memoria di lei. Il suo posto viene occupato da Rolo, che in realtà è un agente segreto dato di Gias, incaricato di controllare Lelouch per essere sicuri che non recuperi la memoria. Dopo alcune peripezie, Lelouch rivede Sichu, che gli restituisce la memoria, il Gias, e lui torna ad essere Zero. Suzaku, intanto, cambiato dopo la morte della sua Eufemia, è diventato Knight of Seven e giura di uccidere tutti i ribelli che mettano in pericolo il regno. Lelouch ridiventa il leader dei Cavalieri Neri, mentre Suzaku torna nell'area 11 per neutralizzare Zero. Sospettando che Lelouch abbia recuperato la memoria, usa Nanali contro di lui. A causa dell'inganno dell'amico d'infanzia, Lelouch viene a sapere che sua sorella è diventata governatore dell'area 11. Non potendo combattere contro la ragazzina, della quale Suzaku è il consigliere, i Cavalieri Neri diventano esercito dell'Alleanza delle Nazioni Unite, di cui fanno parte tutti gli stati che non sono stati sottomessi a Britannia. Avendo l'esercito al suo comando, Lelouch, nei panni di Zero, compie imprese per liberare il Giappone dalla sua tirannia imperiale, combattendo anche contro il suo vecchio amico, Suzaku. E ora si parte con i personaggi! Lelouch V. Britannia è il protagonista della storia. Rinnegato principe del Sacro Impero Britanno, Lelouch V. Britannia ha assunto il nome Lelouch Lampe-Rouge dopo essere stato esiliato in Giappone insieme alla sorella minore Nanali, in seguito alla morte della madre Marianne. Lelouch cova rancore nei confronti del padre, ovvero l'imperatore Charles, visto che non ha protetto la madre e si dimostrò disinteressato nei confronti di Nanali, rimasta coinvolta nell'assassinio di Marianne, e usò i due figli come pedine politiche esiliandoli durante la crisi diplomatica tra il governo nipponico e l'impero di Britannia, che, scoppiata la guerra, annesse dopo la vittoria il Giappone al proprio territorio. Conservando l'odio per l'impero, con l'aiuto del Gias ottenuto da Sichu, Lelouch decide di guidare la resistenza dei terroristi nipponici sotto l'identità di Zero, per distruggere il nemico comune, e fonda l'Ordine dei Cavalieri Neri, i Paladini della Giustizia. Lelouch è un ottimo stratega e si dimostra superiore ai comandanti nemici, nonché in grado di ribaltare una situazione complicata a suo favore. Sacrifica senza scrupoli vite innocenti per realizzare i propri progetti, volti per il bene di Nanali, la persona più importante per lui, a trasformare il mondo in un posto migliore e alla vendetta. Il suo migliore amico, il giapponese Suzaku, conosciuto durante l'infanzia e dopo l'esilio in Giappone, divenne il suo peggior nemico, pur restando l'individuo di cui egli maggiormente si fida. Lelouch ricambia i sentimenti amorosi di Sichu, di Kallen e di Shirley, e la prima gli rimarrà a fianco. Costretto ad abbandonare i Cavalieri Neri, che hanno scoperto la vera identità di Zero, verso la fine della storia, eliminato il padre, il nostro protagonista si autoproclama imperatore di Britannia, instaurando un regime assolutistico ed espandendo il suo impero, intento ad interpretare il ruolo del nemico della pace. Divenuto il padrone del mondo, viene ucciso pubblicamente, come da lui deciso, da Suzaku, che da questo momento nascosto dietro la maschera di Zero, un personaggio che rappresenta la giustizia. Con la sua morte libera il mondo dall'odio e perciò, dopo averlo distrutto, lo ricostruisce. Sichu detiene il Kod, con cui ha ottenuto l'immortalità. Stipula un patto con Lelouch, di cui diventa complice, concedendogli il potere del Gias. In cambio, egli dovrà esaudire il suo unico desiderio, ovvero ucciderla. La lunga esperienza di vita, che l'ha portata a vivere numerosi momenti difficili, ha reso Sichu un individuo distaccato, con poco interesse verso le altre persone. All'inizio, infatti, per lei è importante che Lelouch rimanga in vita solo perché esaudisca il suo desiderio, ma poi si innamora, nonostante avesse ormai rinnegato ogni sua caratteristica umana. In una scena romantica, Sichu dichiara a Lelouch di aver incontrato per la prima volta un uomo come lui. Mai aveva scoperto l'amore. Ed è per questo che comincia a riconoscere i sentimenti che già provava da tempo per Lelouch solo verso la fine della serie, nonostante ne avesse già dato prova. Per esempio, con la gelosia nascosta, baciando il ragazzo in un momento di preoccupazione per lui o rinunciando alla morte propria dell'imperatore Charles,
dopo che il protagonista aveva scoperto il desiderio di ucciderla e di essere amata. Sichu ha un debole per la pizza, in particolare per quella con formaggio e tabasco della Pizza Hut. Spesso, infatti, la si vede mangiare o ordinare pizze, talvolta dando luogo a momenti comici. Kallen Kotsuki. Il suo vero nome è Kallen Stadfeld, ma ella preferisce farsi chiamare con il cognome materno. Kallen è una mezzo sangue, britanna da parte di padre e giapponese da parte di madre. Terrorista della resistenza guidata dal defunto fratello maggiore Naoto, diventa un membro dell'Ordine dei Cavalieri Neri per liberare il Giappone dall'invasione di Britannia, convinta che il leader Zero sarà colui in grado di restituire la libertà ai giapponesi. Kallen è inoltre una delle poche persone a conoscenza di dell'identità di Zero e si innamora di questo nella prima metà della storia, di Lelouch in seguito, dopo aver scoperto che il ragazzo è il vero volto di Zero. È la migliore combattente dell'Ordine dei Cavalieri Neri, ma tende a gettarsi all'attacco senza rifletterci sopra. Suzaku Kururugi è il personaggio principale dopo il protagonista Lelouch. Suzaku è un cittadino giapponese, figlio del ceduto primo ministro del Giappone. È stato il primo amico di Lelouch, ma in seguito le loro strade si sono divise, in quanto Suzaku ha deciso di arruolarsi nell'esercito come britanno onorario per cercare di cambiare l'impero dall'interno, e mentre Lelouch ha continuato a sostenere che l'unico modo per abbattere la patria britanna fosse la forza. Disapprovando i metodi di Zero, Suzaku si scontra più volte con lui, senza sapere che quello in realtà Lelouch, a sua volta ignaro per gran parte della prima stagione, che Suzaku è il pilota del temibile Lancelot. Lelouch desidera che l'amico divenga il cavaliere della sorella Nanali, la quale ha un debole per Suzaku, ma quest'ultimo viene scelto come cavaliere personale della principessa Eufemia, che sarà il grande amore del giovane Kururugi. Suzaku non riesce poi a perdonare Zero per l'uccisione di Yuffie, e scoperta la sua vera identità lo consegna all'imperatore Charles, ottenendo in cambio il titolo di Knight of Round. Ottimo combattente e dall'immenso spirito di sacrificio, Suzaku spesso si getta nella mischia incurante del pericolo. Lelouch emana su di lui il Gias con l'ordine di vivere a qualsiasi costo, un comando che salva il britanno onorario in diversi frangenti. Suzaku è costantemente attanagliato dai dubbi, diviso tra il debito d'onore contratto con Zero, quando questi gli salvò la vita, e il desiderio di ucciderlo per vendicare Yuffie. Alla fine, pur di sventare la guerra e l'impedire che l'area 11 divenni il nuovo campo di battaglia, il giovane Kururugi si dice disposto ad unire le sue forze con quelle di Lelouch, non sentendosi però disposto a perdonarlo. Infine, dato per morto, continuerà la sua vita dietro la maschera di Zero, accettando di sacrificarsi per la felicità degli altri e pagando così per i suoi sbagli. E resterà a fianco di Nanali, una delle poche persone che conosce la sua identità, insieme, per esempio, a Lloyd e Cecil. Da tempo innamorata di Suzaku. Eufemia di Britannia è la terza principessa del Sacro Impero di Britannia e sorella minore di Cornelia. È una ragazza solare e di animo gentile, che disprezza lo scontro e ritiene di poter risolvere le divergenze con la comprensione e il dialogo, invece che con la violenza. Viene nominata vice governatore generale dell'Area 11 e sceglie come cavaliere personale il ragazzo di cui è innamorata, Suzaku, con il quale inizia una relazione. La scelta del cavaliere non è approvata da Cornelia, per la quale Suzaku, nonostante abbia ottenuto la cittadinanza britannica e sia un soldato di straordinario valore, resta un Eleven. Tuttavia Eufemia vuole eliminare le discriminazioni tra gli Eleven, ergo propone una zona di amministrazione speciale Giappone. La morte di Eufemia tra le braccia di Suzaku segna profondamente il giovane, ed è decisiva per il cambiamento caratteriale di lui. Charles Z. Britannia è l'imperatore di Britannia e padre di Lelouch. Questi lo disprezza per non aver mostrato interesse alcuno per l'omicidio della madre né per le ferite riportate dalla sorella, e per aver infine utilizzato entrambi i figli come merce politica inviandoli in Giappone. Uomo estremamente freddo e spietato, è il principale antagonista della prima e della buona parte della seconda serie. Charles è un uomo molto alto, muscoloso e robusto, con capelli bianchi annodati in stile settecentesco. In quanto imperatore dispone di numerosi consorti, che gli hanno donato altrettanti figli e figlie, che egli ha abitualmente collocato in posizioni di rilievo all'interno della nazione. Dopo la cattura di Lelouch da parte di Suzaku, alla fine della prima serie, il britanno onorario conduce Lelouch al cospetto dell'imperatore, che usa il suo Gias
per riscrivere la memoria di Lelouch, rimuovendo qualsiasi collegamento a zero, Nanali e il Gias stesso. In precedenza, Charles aveva ottenuto il potere del Gias grazie al fratello gemello Vichu, sottoscrivendo un patto che prevedeva la distruzione degli dèi, intesi come l'insieme dei sentimenti umani collettivi, per poter creare un mondo pacifico e giusto, a scapito, però, dell'emozione e dei sentimenti stessi. In seguito scopre che era stato lo stesso Vichu ad aver ordinato l'assassinio della moglie Marianne e lo uccide, ottenendo da lui il Cod e diventando così immortale. Si crea quindi in grado di riuscire a attuare la connessione Ragnarok insieme a Marianne, per donare all'umanità almeno, secondo le sue intenzioni, la pace eterna. Tuttavia, Lelouch indirizza tramite il suo Gias gli dei contro Ragnarok, distruggendo di conseguenza anche i suoi genitori. Bene, ora che abbiamo finito i personaggi, passiamo, come di consueto, alle curiosità. Ovvero, l'anime è prodotto dalla Sunrise, famosa per anime come City Hunter, Gundam, Daitarn 3 e molti molti altri. I disegni invece sono stati affidati alle Clamp, ovvero coloro che hanno disegnato Magic Knight Riot, Cardcaptor Sakura e Chobits. Dovete sapere che nei primi disegni Lelouch era stato pensato con i capelli bianchi e che le Clamp per il design di Suzaku Kururugi hanno dovuto presentare diverse versioni prima di essere stato approvato quello che conosciamo anche noi. Hanno fatto inoltre anche 5 OAV, collocati tra il primo e il seconda serie, spin-off, possiamo chiamarli così, del titolo Code Geass Akito the Exiled e anche Code Geass Nanali in Wonderland, ovvero una grandissima citazione a Alice in Wonderland, o Alice nel Paese delle Meraviglie, di Lewis Carroll. Inoltre hanno fatto anche 4 lungometraggi animati dal titolo Code Geass Lelouch of the Rebellion The Awakening Path, Code Geass Lelouch of the Rebellion Rebellion Path, Code Geass Lelouch of the Rebellion The Imperial Path e il quarto, l'ultimo, Code Geass Lelouch of Resurrection. Tendo a precisare che i primi 3 sono un riassunto delle prime 2 stagioni, per quanto abbiano tagliato delle scene e ne abbiano aggiunte altre, invece il quarto è proprio un continuo della serie, versione ovviamente cinematografica, ed è ambientato alcuni anni dopo lo Zero Requiem. Bene, ora che abbiamo finito anche le curiosità, vorrei passare ai ringraziamenti. Innanzitutto, grazie a Charles Lyrae Entertainment, che senza di lui la Matullis Production non sarebbe mai nata. Ringrazio tutte le persone che vedono sto video, che commentano, che mettono il like, che non, mettono anche il non like, perché anche loro sono dei visualizzatori, ma innanzitutto il più grande, grande, grande grazie va alla mia ragazza, che adesso ve la chiamo, arriva in presenza. Ciao! Che avete sentito che ha una stupenda voce. Ah, finiscila. È vero? Bene, detto questo, ci vediamo a un prossimo video. E vuoi salutare te alla fine? Ciao! Dalla Matullis Production.